Un saluto a tutti. Piccola premessa in questi miei pensieri del fine settimana. In questo periodo di crisi così dura e così pesante, anche da noi bisogna dire, fa piacere vedere che ci sono degli imprenditori che hanno deciso di investire, di rischiare i loro soldi, che hanno voglia di fare. Vuol dire che hanno fiducia nel futuro e questo credo sia un dato positivo per tutti, perché se non si investe da questa crisi non usciremo mai. Parlo di Benco, tanto per dire, che ha mosso anche gli imprenditori locali. Parlo di Podini, che dopo aver ampliato il 20 vuole ristrutturare, rigenerare tutta l'area, la sua area, quella di Via Galilei. E poi però, ecco, ed è la seconda riflessione che faccio, siamo in una provincia dove fino a qualche anno fa aprire un negozio di 300 metri quadrati pareva quasi una bestemmia impossibile. Ipermercati, supermercati, centri commerciali, era una parolaccia, adesso invece sta succedendo esattamente il contrario. Guardate un po', abbiamo stazione, verrà ristrutturata, Podrecca, tutto un piano grosso, bene, anche lì ci sarà un centro commerciale. Benco, via Alto Adige, un centro commerciale, poi c'è il 20 di Podini che raddoppia, poi abbiamo Tosolini in zona industriale che vuole raddoppiare anche lui, poi c'è l'Aspia che vuole fare a Bolzano il più grande centro commerciale italiano addirittura, insomma una cosa enorme, tanti, troppi, tanto che si comincia a dire certo che la concorrenza fa bene, ma quando i concorrenti sono troppi su uno stesso piccolo territorio qualche problema potrebbe sorgere. Mi auguro che tutti ci pensino, i competitori di questa nostra vicenda, dal troppo poco al troppo, ecco, questo potrebbe essere il rischio. La politica e gli amministratori pubblici stanno in mezzo, perché sta a loro fare in modo che gli interessi legittimi dei privati che investono e rischiano i loro soldi si concilino con gli interessi complessivi di una città. È questo l'augurio che dobbiamo farci. Per il resto vale il pensiero iniziale. In un momento di crisi, se c'è qualcuno che rischia i propri soldi per creare comunque lavoro, per dare lavoro anche alle aziende artigianali e industriali che costruiscono, arredano, tutto l'indotto che c'è, è una cosa positiva. È una cosa positiva. Il resto è nelle mani di Dio, ma probabilmente anche nelle nostre. Un saluto.